Peace. Hasta la vista ragazzi, sono sempre io, TheGamer800, ragazzi, ci troviamo in un nuovo episodio su Dragon Ball Xenoverse 2, sempre sulla serie. Ragazzi, nello scorso episodio abbiamo fatto nascere il terzo figlio di Majin Buu. Sì ragazzi, stiamo facendo ovviamente la fase temporale di Majin Buu e appunto per andare avanti bisogna far riempire la barra della sazietà dandogli da mangiare a Majin Buu, e ogni volta che la barra della sazietà si riempie ovviamente nasce un nuovo figlio. Noi siamo a 3 ragazzi. Dobbiamo arrivare a 6 per avere l'uovo temporale, così da avere tutte e 5 le uova temporali e andare a sbloccare la missione al covo del tempo, come vi dico sempre. Quindi ragazzi, oggi che cosa faremo? Andremo ovviamente ad andare a mangiare la Majin Buu. Però ragazzi, prima di farlo dobbiamo andare a comprare il cibo, perché ragazzi, col cibo che ho trovato in giro, quello raccoglibile in giro nelle sfere celestine, no? Non sono riuscito ragazzi a saziarlo del tutto, mentre non registravo ovviamente. E quindi... quindi non bastavano, e quindi ragazzi dobbiamo andarlo a comprare. Allora, negozio oggetti. Allora raga, andiamo a comprare con Zeni. Ce ne ho parecchio, ho dovuto vendere un po' di roba che non mi serviva. Allora raga, andiamo a cibo. Allora prendiamo 5 di questi, pesce arrosto anche 5 di questi, granchio gigante anche 10 di questi, cioccolato e basta raga. No, e 2 di acqua, ok. Raga, praticamente abbiamo speso tutto. Spero che ne valga la pena di spendere tutti questi soldi, perché sennò ragazzi qui non andiamo più avanti, non riusciamo più ad andare avanti, perché la cosa va a rilento, a un rilento incredibile, va lentamente. Allora, per velocizzare un po' il tutto ragazzi, le compriamo tanto, perché se io ragazzi inizio a cercarle in giro, cioè ci metto veramente anni per trovare tutto il cibo giusto. Cioè, raramente si trova il cibo. Si trovano più le capsule che il cibo in giro. Allora, esamina. Ci andiamo, raga, alla casa di Majin Buu e gli diamo da mangiare, così gli facciamo fare l'altro figlio e poi facciamo degli allenamenti. Allora, raggiungi. Vediamo un po'. Non vedo l'ora, raga, di andare avanti. Non ce la faccio più a stare in questa... a fare queste fasi temporali, non è che siano proprio belle da fare. Allora raga, per chi si fosse perso i precedenti video, abbiamo dato da mangiare per Majin Buu 3 volte e abbiamo fatto nascere prima i Kigo di colore rosso, poi Niboshi di colore giallo e poi ragazzi Sanma di colore blu, che fu l'ultimo, quello che abbiamo fatto nello scorso episodio. Oggi ragazzi dobbiamo andare da mangiare a Majin Buu. Allora parla. Buu deve mangiare molto cibo per creare una famiglia sana. Beh certo. Hai portato del cibo? Posso mangiarlo? Sì, certo. Allora, raga, gli diamo l'acqua. Proviamo a dargli l'acqua. E ovviamente l'acqua non serve un cazzo. Cioccolato. 2 di cioccolato. Un altro di cioccolato. Sì, raga, sazietà completo. Ok. Wow, grazie, lo mangio subito. Chop, burp, Buu è pieno. Ora Buu può creare la famiglia. Sì, giustamente, uno... Majin Buu funziona così, ragazzi. Mangia e crea la famiglia così. Siccome mangia, vabbè, dal cibo crea i bambini. Vabbè. Dai, nuova famiglia, Buu. Ok, fa sempre sta cazzata. Ok, raga, fa la mossa oscena che vi dico sempre. Fa queste mosse qui. Tutto una luce incredibile. E poi, oddio, raga, che è sta... Madò. Io sono Builon, sembri forte. Builon rosso, vedete questo, ragazzi? Dopo aver fatto il rosso, il giallo e il blu, rinasce di nuovo rosso. Quindi il quarto è rosso. Però è strano ragazzi, forse è femmina questa qui, non lo so, dice Builon, però è vestita da femmina comunque, se vedete, le guance rosse, questi vestiti un po' stravaganti, un po' strani, sul fucsia, sul viola, quindi penso sia femmina, non lo so. Vediamo, dov'è? Ah, è questa invece, corre per la casa, raga, se questi qui stanno sempre fermi, quella lì corre sempre per la casa. Comunque raga, per il momento andiamo avanti, andiamo a fare qualche altro allenamento. Il cibo ce l'abbiamo per dargli di nuovo da mangiare, ma voglio fare un episodio per volta. Quindi arriveremo ai 6 episodi ovviamente. Allora, raga, torniamo a Canton City. E credo che dovremo fare ragazzi gli allenamenti con Junior, perché Junior da parecchio che non l'abbiamo cagato più, diciamo. E mi dispiace molto. Io invece li voglio fare tutti gli allenamenti, raga. Non posso farci una serie tutta per i maestri ovviamente. Non la posso fare, come mi ha chiesto qualcuno di voi, raga, se devo fare la serie sui maestri. Ma no raga, solo sui maestri no, la posso fare un episodio con i maestri all'interno dell'episodio, ma devo fare comunque altre cose. Allora, parla. Bene, vedo che hai fatto pratica delle tecniche. In tal caso possiamo procedere con la prossima lezione. Conosci Krillin, Yamcha e... giusto? Certo che li conosciamo, raga. Abbiamo fatto la...
gli altri allenamenti con loro, certo che li conosciamo da una vita, da Dragon Ball Z, da quando vedevamo i cartoni, ti pare che non li conosciamo, vabbè. Oggi li sfiderai. Oh, quasi dimenticavo, sfiderai anche me, quindi sono in tre, no? Krillin, Yamcha e Toh. Potrà infliggerci danni solo usando gli attacchi più forti e questo ci porta alla tecnica di oggi. Ok. La bomba di luce. Ah, ok, questa mossa la conosco, ragazzi, l'ha usata molte volte Junior anche nel cartone, mi ricordo. Cerca di sconfiggerci tutti e tre usandolo, hai capito? Sì. Allora, per quale motivo sei qui? Addestrami. Quale allenamento vuoi affrontare? Vediamo la lezione 2, ragazzi. Lezione. Allora, test ingresso avevamo preso Z ed era l'esplosione maligna che avevamo avuto. Poi, lezione 1, onda super esplosiva, avevamo preso S. Oggi cerchiamo di prendere qualcosa in più, bomba di luce. Ok. E c'è Krillin, Yamcha e Junior. Ok, andiamo. Non dovrebbe essere difficile. Abbiamo fatto di peggio, raga. Però mi voglio togliere, diciamo, davanti questi maestri più di base, no? Quelli che ci sono sempre. Visto che ce ne sono tantissimi qui, raga, li voglio fare un po' tutti. Allora, lezione 2. Completa la lezione dell'istruttore. Andiamo, raga, iniziamo la battaglia. Allora, lancia un velocissimo colpo dell'aura. Premendo ripetutamente il comando, puoi arrivare a triplicare la potenza di questa tecnica. Ok, bomba di luce. Andiamo prima a Yamcha, dai, così. Andiamo a dargli un po' di mazzata, raga. Bomba di luce. Oddio, ok, sembra valida, raga, come attacco. Andiamo a Krillin a colpirlo. Oddio, bellissima, raga, l'ho caricata tutta. Ha fatto un danno incredibile. Gli è esploso dietro il culo proprio. Ok, Krillin fuori uso. Mamma mia, raga, ci ricarichiamo velocemente. E vabbè, era logico, se non mi dà neanche il tempo di... Mamma mia, raga. È molto potente come... Utilizzandolo sul mio personaggio sarebbe molto potente come... Mamma mia, raga, sconfitto proprio con quella mossa che lui ci ha insegnato adesso. Basta così, sappi che la prossima volta non sarà così facile. Va bene, ok. A me va tutto bene. Allora, raga, vediamo il grado, vediamo il grado. S, vabbè, siamo andati comunque bene. Ok, bomba di luce. Anche se S non me lo meritavo, raga, meritavo Z, assolutamente, ne sono convinto di questo. Allora, ora ci facciamo magari anche l'altro, la lezione 3, se c'è da fare, appunto. Allora, ok, disponibile un nuovo evento insegnante, vabbè. Ottimo lavoro, hai tenuto testa a quei due molto bene. Ok. Riguarda la bomba di luce, se non la rilasci subito si caricherà diventando più potente. Vabbè, lo abbiamo capito. Aspettare un'apertura e poi scagliarla contro l'avversario è un'ottima tattica. Ma se raccogli troppa aura, diventerai a tua volta un bersaglio. Ora provala in un vero combattimento, trova lo stile più adatto a te. Ma con la tua abilità sono sicuro che non avrai problemi a perfezionarla. Bene, vai e combatti. Raga, ok, ce n'è da un'altra da fare, un altro allenamento, quindi lo facciamo. Parla. Ti sto osservando, hai appreso alla perfezione la bomba di luce. Non mi aspettavo niente di meno, ma la tua velocità di apprendimento è sbalorditiva. È giunto il momento, ti mostrerò la tecnica che ho conservato apposta per questa occasione. Ok. Stai per imparare la mia tecnica più potente, il cannone anima speciale. Oh, finalmente, raga, lo stavo aspettando. Se pensi di averne il coraggio, dimmelo, questa è la mia ultima lezione, non sprecarla. Ok. Allora, per quale motivo sei qui? Addestrami, ovviamente. Quale allenamento vuoi affrontare? Raga, lezione 3, ovviamente, possiamo anche rigiocare questi, sappiatelo, però noi dobbiamo fare quello nuovo, ovviamente. C'è solo Junior, cannone anima speciale. Ok, andiamo, raga. Ci facciamo gli allenamenti, così andiamo anche un po' più avanti. Magari, forse saliamo di livello, non lo so, non credo. Comunque, dobbiamo fare lo stesso, raga. Tanto, devo portare la serie, non è che posso portare un video di 5 minuti, devo portare un video un po' più completo, no? E vi porto altre cose. Allora, completa la lezione dell'istruttore, lo sappiamo. Allora, lancia un colpo dell'aura contro cui è impossibile proteggersi, quindi benissimo. Infligge danni a prescindere dal fatto che l'avversario sia in stato di guardia o meno. Mamma mia, raga. Ok. Ok, quindi danneggiamo un po', raga, ovviamente con le mazzate, con le botte fisiche. Vediamo di... Sì, preso, raga, mamma mia, che danno che l'abbiamo fatto. Avete visto, raga, il danno? Tenete d'occhio il danno che gli facciamo al nemico. Ovviamente dobbiamo, per ricaricare l'aura dobbiamo colpirlo.
No, che bastardo, si è spostato. E vabbè, ve lo fa durare un po' di più l'allenamento in questa maniera. Poi si sposta, raga, mamma mia. Ci ricarichiamo 2 secondi. Vabbè, era logico che doveva far così. Vai. Sì, raga, distrutto, mamma mia. Ben fatto, sai, se devo essere sincero, non pensavo che avreste raggiunto una tale forza. Ok, raga, abbiamo concluso anche gli allenamenti per Junior, lo dovevamo fare comunque. Grado Z, siamo andati anche meglio qui. Cannone anima speciale. Benissimo, raga, non credo che lo userò, comunque io uso tutte altre mosse, però meglio tenerle tutte nella borsa, diciamo. Dove, no, nella, nel set abilità, scusate. Allora, che ci dice? Sapevo che ce l'avresti fatta, ora sei più forte. Questa era la mia ultima tecnica, ora sta a te perfezionare tutte quelle che ti ho insegnato. Se ti serve aiuto, mi trovi qui, sarò sempre felice di darti una mano. Buona fortuna. Ok, raga, quindi anche, come dico io di solito, anche Junior ci abbandona, nel senso che non ci sono più allenamenti, quindi non dobbiamo fare più niente con lui. E niente, ragazzi, io voglio concludere qui. Abbiamo fatto nascere il quarto figlio a Majin Buu e abbiamo fatto 2 allenamenti. Io spero che il video vi sia piaciuto e credo che basti, raga, non credo di fare altre cose in questo episodio, non serve fare troppe cose. Ok, ragazzi, e niente. Io spero che questo video vi sia piaciuto. Se volete, ragazzi, lasciate un like, condividete, iscrivetevi se non siete iscritti. Alla prossima!